Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale. Io sono Gigi e questo è YoRobby. Dopo aver parlato in qualche video precedente del seghetto da traforo, che è il seghetto che più utilizzo all'interno del mio laboratorio, oggi parliamo del seghetto a dorso. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. Bene, questa è la mia sega a dorso con lima tagliacornici. Questo strumento non lo avevo in laboratorio, ma una volta acquistato non ne posso più fare a meno. Utilizzo questa sega per tagliare spessori superiori a 1 cm, 1,5 cm, e ti dirò mi trovo veramente molto bene. Innanzitutto per i tagli squadrati. Utilizzando la lima è semplicissimo realizzare tagli a 90 gradi. Anche in questo caso, quando appunto tagliando riscontro troppo attrito, utilizzo del sapone per andare a lubrificare la lama e in poco tempo, con il minimo sforzo, riesco ad eseguire tagli perfetti, sia che sia legno, che sia plastica, che siano piccoli tubolari, quindi la lima è di fondamentale importanza e aiuto. Ma ti dirò, quello per cui la utilizzo di più è eseguire tagli obliqui. In questo modo riesco ad eseguire tagli obliqui perfetti, i pezzi combaceranno alla perfezione e questo mi torna utilissimo per realizzare cornici e piccoli restauri. Quindi sega a dorso e lima, che secondo me in un laboratorio devono esserci per forza. Bene, quindi questo era il video di oggi. Come al solito, se ti è piaciuto questo video e hai trovato interessante l'argomento, lasciami un bel like ed iscriviti al canale. Sul canale trovi tantissimi altri video, quindi se ti va passa a dare un'occhiata. Io ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!